Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la madre di una giffina si è scagliata contro Manila Nazzaro che ha commentato i recenti avvenimenti, ecco cosa è accaduto tra di loro. Manila Nazzaro, come accennato, sta trovando ogni occasione per parlare di quanto sta accadendo ultimamente nella casa più spiata d'Italia. Lei, dopo tutto, ha un punto di vista privilegiato essendo stata una delle protagoniste della passata edizione. Ma come mai è stata attaccata dalla madre di una giffina? Ecco tutti i particolari della vicenda. Manila Nazzaro, durissimo attacco social. Il caso di cui è stata protagonista la presentatrice affonda le sue radici, in quanto recentemente avvenuto all'interno del Grande Fratello VIP 7. Lunedì 3 ottobre, la puntata è stata dedicata alle conseguenze provocate dall'uscita di Marco Bellavia, ex concorrente che, in profonda crisi e disagio anche per problemi legati alla depressione, aveva chiesto sostegno ai suoi coinquilini ricevendone offese, umiliazioni, maltrattamenti che hanno fatto gridare al bullismo da parte dei telespettatori, loro sì, solidali con lui. La gravità di quanto successo non poteva rimanere impunita e così sono stati espulsi due concorrenti tra coloro che si erano mostrati, a parole e fatti, più crudeli verso il compagno fragile. La prima a fare bagaglia è stata Ginevra Lamborghini che è tornata a casa tra le lacrime ammettendo di aver sbagliato, che si faceva schifo da sola e di essere imperdonabile. E Manila Nazzaro in tutto questo? Lei c'entra perché si è espressa con durezza sull'uscita di scena della giovane ereditiera. Chi è sempre pronto a giudicare davanti all'eliminazione della sorella della twerking queen, Manila Nazzaro sulla sua pagina Twitter ha scritto: Ginevra non la capisci, perché ha detto solo ci è sulla sua storia. Queste parole non sono andate giù a Luisa Peterlongo, madre della ragazza, che ha risposto con asprezza alle dichiarazioni dell'ex modella. La donna, via social, ha accusato l'attrice di essere una falsa moralista come tante che presume di conoscere i fatti e si esprime in quel modo. Le ha anche augurato di non trovarsi mai in una situazione del genere e infine le ha dato dell'ipocrita sempre pronta a giudicare gli altri. Miss Italia 99 però non ha replicato e chissà se la faida tra le due proseguirà. Già in un precedente intervento Luisa, pur avendo fatto le sue scuse a Bellavia e aver riconosciuto l'errore della figlia aveva denunciato che la ragazza era stata umiliata, messa sul patibolo e data in pasto agli squali, divenendo lei stessa bersaglio dei bulli. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. I'm you.